Tanta guagna per tutti, ragazzi. Qui è Guagna Clouder che vi parla e oggi vi mostrerò un gameplay di Diablo 3, il terzo gameplay. Questo gameplay tratterà della sesta e settima missione del primo atto di Diablo 3 in difficoltà normale. Ma vediamo intanto la sesta missione. La sesta missione si chiama La Spada Spezzata e è, diciamo, la missione che continua quella precedente, nella quale abbiamo recuperato il primo pezzo della spada dello straniero. Infatti in questa missione dovremo trovare il secondo pezzo. Ovviamente qua dovrete vagare un po', potrete trovare missioni secondarie come quella che ho trovato io, e vi consiglio di attivarle in quanto vi danno esperienza, oro e anche imprese. Ma intanto ne approfitto anche per darvi due consigli. Vabbè, qui incontriamo l'Estofante, che sarà uno dei tre alleati che otterremo, e qui in pratica dovremo aiutarlo a salvare la sua cosiddetta ragazza, così ci dice lui, dall'attacco di questi banditi che vogliono prendere la sua reliquia. L'Estofante, vabbè, sarà interessato solo alla reliquia, e quando scoprirà che è falsa la lascerà e si alleerà con voi. Comunque veniamo ai consigli che volevo darvi. Allora, per la difficoltà normale non dovreste avere grandi problemi, ma vediamo un po' quali sono le... per difficoltà normale, difficoltà anche la difficoltà successiva, che si sblocca finendo tutti e quattro gli atti e ottenendo almeno il trentesimo livello. Vediamo un po' quali sono gli aspetti più importanti. Allora, per le armi ovviamente è il danno, e se utilizzate un barbaro come me vi consiglio di avere una buona arma a una mano che tolga un po' di danni, e che se riuscite abbia anche danni da veleno, da congelamento. E come seconda mano di prendere un buono scudo che magari vi aumenti anche l'armatura. Per il resto è importante appunto la difesa e l'armatura, appunto per non subire troppi danni, sennò rischierete di morire troppe volte. E è importantissimo anche una percentuale particolare chiamata percentuale di ritrovamenti oro o percentuale di ritrovamenti magici. A seconda di cosa vi interessa di più, scegliete voi. Io personalmente preferisco quelli magici, in quanto aumentano i ritrovamenti magici, di oggetti magici, leggendari e rari. Di conseguenza ci sono vari oggetti che aumentano di poco o di tanto, e anche le gemme, che soprattutto i topazi, aumentano la percentuale. E vabbè, qui intanto abbiamo trovato il tempio sommerso, abbiamo ritrovato lo spirito di Alaric, e il nostro compito sarà quello di cercare nella foresta putrescente due templi. Il sepolcro del guerriero e la cripta degli antichi. Perché le dobbiamo trovare? Dobbiamo trovare perché all'interno ci sono due chiavi, uno è il lume dell'onore, l'altro è il lume della luce. Intanto qua per errore ho attivato una missione secondaria che vi darà bonus oro e esperienza e anche un'impresa, quindi se vi capita fatela. E qui sono entrato nella cripta degli antichi, affrontate ovviamente tutti i nemici, arrivati in fondo troverete questo globo che è il lume della luce, che è la prima delle due chiavi. Diciamo, qui in questo primo tempio troverete solo molti nemici, non dovreste trovare mostri unici, mentre nel secondo tempio, che è il sepolcro del guerriero, molto probabilmente troverete un mostro unico, ma non dovrebbe essere troppo impegnativo, e comunque potete sempre portarvi al vostro fianco il nostro caro templare, che vi potrà dare una mano infliggendo danni, oppure con alcune sue abilità che potrete assegnargli vi potrà anche fare recuperare. Ecco qua il mostro unico, ed ecco qua il lume dell'onore, la seconda chiave. Qui poi sta a voi la scelta, potete tornare con il teletrasporto al campo base e approfittarne del checkpoint
per ritornare direttamente al tempio sommerso, oppure fare la strada a piedi e approfittarne anche per uccidere qualche mostro e magari ottenere qualche buon oggetto. A voi la scelta è libera. Ma vediamo anche due cose sulle difficoltà di Diablo 3. Le difficoltà sono 4 e si sbloccano rispettivamente. Il primo requisito per ogni difficoltà ovviamente è quello di completare tutti e 4 gli atti della difficoltà precedente. Ad esempio, qua normale dovrete completare i primi 4 atti, che sarebbe tutto il gioco, tutta la campagna. Dopodiché, avrete completato il primo requisito. Qual è il secondo requisito necessario in ogni difficoltà? Allora, per sbloccare la seconda difficoltà avrete bisogno di essere come minimo a livello 30. Per sbloccare la terza difficoltà avrete bisogno di essere come minimo a livello 50, mentre per sbloccare la terza dovrete già essere a livello massimo, che è a livello 60. Qua dovete porre le due chiavi sul piedistallo. Parlare se volete con Alaric e vi sbloccherà l'ingresso. Qua l'obiettivo dice di esplorare il tempio, sarà un'esplorazione veloce in quanto troverete già un mostro unico che, eccolo qua, che vi aspetta. Lo dovrete sconfiggere, dopodiché si triplicherà, essendo ovviamente più debole. Sconfiggetelo in fretta e otterrete l'accesso all'interno del tempio dove si cela la seconda parte della spada. Ecco qui Alaric che appunto ci apre la porta. Ed ecco qui il secondo pezzo, e come al solito ci aspetterà Magda con i suoi seguaci. Sconfiggete i seguaci in fretta, non dovrebbero creare grosse difficoltà. In ogni caso avrete sia Lea che il Templare, o le Stofanti ovviamente se lo sceglierete, per darvi una mano. Qua si parlerà della mamma di Lea, Adria, che conoscerete più avanti e svolgerà uno dei ruoli più importanti nel gioco, ma al momento non ci interessa. Preso il frammento, basterà tornare in città. Usate il teletrasporto o fatelo a piedi. Si consiglia il teletrasporto, però. Ecco qua. Si parla con lo straniero. E si scopre che c'è un terzo frammento e dovrete trovarlo a Vorta, non so bene come si pronunci. Per andarci dovrete andarci in barca, quindi dovrete parlare con il traghettatore. Vi porterà là e vi troverete uno scenario di una città distrutta dai seguaci di Magda. E vabbè, fatevi strada in quanto non sono fortissimi, ma neanche troppo deboli. Quindi state all'occhio. E comunque aprirvi la strada. Cercate, ecco, non di fare come faccio io, quindi di non accumularli, ma di affrontarli a piccoli gruppi ogni volta che li incontrate. E arrivando al punto segnalato sulla mappa, dovrete affrontare, eccoli qua, tutti i vari seguaci e anche ulteriori mostri che saranno evocati. Ho incontrato anche un mostro unico. E adesso ci saranno anche berserk oscuri che usciranno a breve. Berserk oscuri sconfitti. Parlate con il prete e vi indicherà dove si trova il terzo frammento. Basterà scendere dentro alla cripta e troverete quello che sembra il frammento. In realtà non è il frammento, in quanto Magda è già arrivata e l'ha già preso. Qui vabbè, vi parlerà e vi dirà di tornare in città. Voi tornerete in città e troverete Magda che ha imprigionato Kane. Lì Kane verrà ucciso, voi vi libererete, ma rapiranno il viandante. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, mi raccomando, mettete un bel mi piace e continuate a seguirci. Ciao!